Ciao ragazzi, Alessandro Cane, sono fuori un po' in quadratura qua, c'è cioè, qualche problema in quadratura qua del telefono, che butto in terra. Allora qua facciamo degli spizzichi con la birra artigianale che lì c'è la spina con un tot di birra, facciamo queste birrette al fresco sarale, al mercato notturno qua, sì. Allora vabbè, qua c'è uno snack di frutti di mare, là ci sono delle tegoline, però non abbiamo il Quaise, qualcuno li domanderà probabilmente. E qua invece abbiamo il tofu fuzzone famoso di Changsha, che adesso volevo provarlo e vedere se muoio oppure riesco a mangiarlo. Adesso proviamo questo, c'ho la birra pronta qua per... Questo è il tofu puzzone di Changsha fermentato, il più famoso della Cina. È nero e ha delle salse tutte miste adesso. Proviamo. È fritto. Vediamo com'è. Proviamo. Madonna mia. Sa da stalla, sembra starco di mucca, vessiccato, questo proprio, insomma, sa da stalla proprio, da stalla, l'odore che c'è in stalla, trasformato in gusto. Sembra una margherita di mucca. Veramente. Adesso prende anche dei gusti di fermento con la salsa. Il gusto non è proprio forte. Pensavo peggio perché stanno usando il tofu, quello che hanno in barattolo verde. È stomachevole questo. Questo non sa neanche tanto odore, però devo dire, allora, l'aspetto dentro, non so se l'avete visto, è praticamente putrefazione e sa da stalla, sa da merda di mucca. Anzi, non so neanche dire come sa la merda di mucca perché non l'ho mai assaggiato. Però la sensazione è quella. Sto ancora cercando di capire cosa si trovano in questo. Ma sa la stalla. E poi la salsa è anche buona. La salsa nasconde magari un odore pungente, ma poi con le bacche, sono ceci fritti, non so, ho capito. Ceci fritti, lo mangio, speriamo di star male. Andiamo a dare un gusto di birra. Ok, ho assaggiato per voi il tofu puzzone di Changsha, vediamo se riesco a finirlo. Mamma mia, per fortuna che arriva qualcosa altro adesso, i soliti spiedini. Ma sta roba famosa costava 10 RMB, che sono 1 euro qualcosa, 1,50 euro.
Ha un gusto. L'ho provato per curiosità. Ma c'è una merda di vacca. Buono ragazzi. Il resto l'avete già visto, gli spiedini. Qua sono lumache di mare, vari salse di soia, peperoncino, un aperitivo, che c'è un mare. Questo cos'è? Salonsha. Vabbè. Andiamo una tegolina e ci vediamo al prossimo video. Con orrori da gustare. Ciao ciao.